Bentornati alla nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere, ovvero Medicina Regione Lazio. Diamo dunque oggi il benvenuto al nostro ospite, ovvero il dottor Danilo Trapani. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera. Il dottor Trapani è un odontoiatra, oggi parleremo appunto di uno di quei trattamenti forse il più richiesto, il più, come dire, gettonato, ovvero l'implantologia dentale, e anche di odontoiatria pediatrica, quindi andremo anche a dare comunque qualche indicazione utile per quanto riguarda l'età evolutiva. Però andiamo per gradi dottore, io vorrei partire magari dall'implantologia dentale, quindi innanzitutto mi dica se ho detto bene in fase di introduzione, ovvero è uno dei trattamenti diciamo più richiesti, comunque più importanti, diciamo sotto un certo punto di vista anche del, però dell'invasività, tra virgolette, insomma, che ha comunque sul paziente. Sicuramente è uno dei trattamenti più richiesti ad oggi, in quanto oltre a permettere di risolvere una serie di casi dove mancano da uno a più elementi dentali, è andato a sostituire molti trattamenti fatti precedentemente con delle protesi mobili che adesso non vengono quasi più utilizzate. Per quanto riguarda l'invasività, indubbiamente è un trattamento chirurgico, con tutte quindi le caratteristiche del trattamento chirurgico. Sicuramente la cosa più importante è quella di fare una visita preliminare, dove si vanno a valutare tutta una serie di fattori, tra cui la salute del paziente, si valutano le radiografie e quindi tutte quelle condizioni che possono essere sia un pro che un contro all'implantologia, e dopodiché si decide il momento giusto per poter effettuare l'intervento, che consiste in l'inserimento di una semplicissima vite di titanio, materiale inerte e assolutamente anallergico, per cui c'è una bassissima percentuale di reazione del corpo a questa vite, che viene appunto inserita nell'osso e lì rimane per circa 3 mesi. Dopo i 3 mesi è possibile applicare su questa vite una corona, per cui si ritorna ad avere un dente come se fosse il proprio dente naturale. Ah, quindi dopo 3 mesi però dall'applicazione della vite si va a inserire il dente poi? Normalmente si aspettano all'incirca 3 mesi o 4 mesi, ma ci sono delle situazioni dove è possibile anche fare il tutto in un'unica seduta. Da cosa dipende la scelta, se aspettare o fare tutto insieme? Dipende sicuramente innanzitutto dal sito in cui bisogna lavorare. Chiaramente una zona anteriore di notevole impatto estetico e sociale, meglio farla subito, esatto, non può essere lasciato un paziente per 3 mesi con la classica finestra, per cui in quel caso si interviene il giorno stesso. Ci sono anche delle situazioni dove noi andiamo a riabilitare l'intera bocca, quindi il paziente entra con una situazione che è la sua, appunto quella diciamo patologica, e esce il pomeriggio con una situazione completamente diversa, che è quella nuova. Con un nuovo sorriso, possiamo dire, proprio nel vero senso della parola. Con un nuovo sorriso, esatto. Oh, quindi andiamo a capire anche magari quali possono essere le situazioni particolari, i casi nei quali si può, si deve, può essere utile ricorrere appunto all'implantologia dentale. Quindi quali sono questi casi, queste situazioni, questi casi? Sicuramente l'implantologia è il trattamento d'elezione laddove manca il singolo elemento dentale e i denti vicini sono sani. Ricordiamo che purtroppo l'esecuzione del classico ponte prevede utilizzare i due denti vicini e quindi in qualche maniera dover andare a toccare qualcosa che potrebbe anche essere sano e che quindi è anche un peccato andare a trattare. Però si estende poi, ripeto, anche a quei casi dove il paziente che magari ha una protesi mobile è stufo di questa protesi che non gli dà il comfort che magari lui avrebbe voluto, e quindi a quel punto si inseriscono uno o più impianti e si possono riabilitare anche intere arcate. Allora andiamo a capire anche un po' meglio poi in che modo il professionista, quindi in questo caso l'odontoiatra, va ad operare nella bocca del paziente. Quindi vengono inseriti queste viti di titanio. Poi si può aspettare 3 mesi a seconda, abbiamo detto, della posizione del dente mancante, diciamo, in questo caso. Esatto. E poi si inserisce semplicemente la corona?
Dopo che sono passati questi 3 mesi, si ritorna in studio, si comincia la seconda fase, che è quella di preparazione alla corona, dove poi viene presa un'impronta, il laboratorio svilupperà la corona che poi verrà applicata sull'impianto. Ah, ok, quindi comunque non è una... pensavo fosse un po' più, come dire, articolata come no, procedura. No, assolutamente molto... no. Molto semplice comunque, in un certo senso ovviamente, insomma, relativamente parlando ovviamente. Molto semplice, soprattutto lo sviluppo ha permesso di semplificare i protocolli e tutti i passaggi. Abbiamo eventuali complicanze che potrebbero insorgere o anche controindicazioni? Le complicanze sono quelle classiche di un intervento, per cui sicuramente il giorno stesso e il giorno dopo il trattamento ci può essere una fase di sintomatologia che può essere tranquillamente gestibile con i farmaci. Ah, ok, quindi niente di comunque particolarmente, diciamo, doloroso o comunque cose di questo genere, insomma. Assolutamente no, si può tornare tranquillamente alla vita normale. Mentre invece, volendo parlare dei benefici, qui ne abbiamo molti, sia dal punto di vista estetico ovviamente, perché non potrebbe essere altrimenti, ma anche dal punto di vista comunque funzionale, immagino, comunque la masticazione, per fare un esempio, la prima cosa che mi viene in mente, ne risentirà comunque ovviamente in modo positivo. Quindi dal punto di vista estetico, quindi anche dal punto di vista dell'autostima della persona, credo che lì cambi tutto. Insomma, magari una persona che aveva magari anche più di un dente mancante, insomma, andare a ricostituire la situazione, diciamo, iniziale è magari proprio un sogno per quella persona in questione, credo. Beh, assolutamente sì, consideriamo la bocca come il biglietto da visita della persona, è quella che di impatto viene osservata quando ci presentano una persona che non conosciamo, per cui indubbiamente un bel sorriso fa stare a proprio agio in qualsiasi situazione. È fondamentale, insomma. Detto questo, non mi resta che ringraziare ovviamente ancora una volta il nostro ospite, quindi io ringrazio ancora il dottor Danilo Trapani. Grazie mille, dottore. Grazie a voi.